fuori sole. Mi fingo distratta è il titolo del tuo nuovo album composto da canzoni inedite, un album in cui ti racconti a 360 gradi, in cui parli delle tue ultime esperienze, lo fai con una scrittura molto liberatoria se vogliamo. Diciamo che ci ho provato, è sicuramente molto autentico, se si può dire questa parola, però è un disco che mi soddisfa, è una cosa per me rarissima, proprio perché forse c'è un racconto vero, senza troppi artifici, diciamo. L'uscita dell'album ti ha già consentito di fare un po' di date, soprattutto se reduce da un piccolo tour ma molto intenso negli Stati Uniti. Sì, abbiamo fatto insieme a Pietro Casadei, bassista, 6 date americane, New York e dintorni, è stato molto bello, io ormai sono legata agli Stati Uniti che mi invitano sempre a suonare lì e mi sento molto fortunata. E poi abbiamo altre date italiane, adesso anche in Puglia. Adesso c'è un nuovo concerto a Roma, a nemmeno un mese di distanza dal live che hai fatto all'Auditorium Parco della Musica, suoni al Riverside, che concerto dobbiamo aspettarci? Siamo in 5, ci sarà sempre Ersilia, Prosperi, la tromba, è un concerto intenso secondo me, perché appunto ci sono tante emozioni diverse, quelle appunto più riflessive, quelle più invece anche quelle che hanno bisogno di sfogarsi. Stadi della mia evoluzione, mentre